Ora abbiamo anche l'onorevole Vita Martingiglio che rappresenta non soltanto il Movimento 5 Stelle ma anche il governo. Anche la Camera dei Deputati, quindi volevo porgere anche il saluto a nome appunto della Camera dei Deputati perché è importante, occasioni come queste permettono di dare lustro a figure che con il loro esempio e anche con la loro vita hanno reso grande anche la Sicilia in Italia ma soprattutto anche nel mondo. La figura di Livatino che ci permette questa occasione di ricordare ha saputo coniugare la grande figura di un integerrimo uomo di giustizia con i grandi valori del cristianesimo, un monitor per noi e per tutte le future generazioni. Il comune di Mazara del Vallo ha il piacere di condividere con la città l'inaugurazione della fontana per Piazza Mocarta di Pietro Consagra in occasione del suo recente restauro. L'11 dicembre alle ore 16, presso la ex chiesa di San Carlo Borromeo, un convegno racconterà il restauro curato dalle ditte sponsor Kira Ema e Marino. Alle ore 17.30, in Piazza Mocarta, l'installazione audiovisiva di Antonio Daddio e la performance teatrale di Massimo Vinti accompagneranno l'inaugurazione dell'opera alla presenza delle massime autorità cittadine. Vi aspettiamo!